Ciao a tutti! Visto le richieste, oggi vi dico cosa ne penso dei mini circolari della Knit Pro. Lo dico subito, questo video non è sponsorizzato da nessuno, quindi io non sono pagata per farvi vedere questi ferri, però appunto me l'avete chiesto in tante e quindi vi dico la mia più sincera opinione. La Knit Pro li fa in due versioni. Quelle in legno che si chiamano Symphony e quelle in metallo che si chiamano Nova Metal. Chiaramente io, come per tutto il resto dei ferri, li preferisco in metallo, forse perché avendo la mano un po' stretta qui le maglie mi scorrono meglio. Però le caratteristiche, oltre appunto al materiale delle punte, sono uguali, e cioè sono lunghi 25 cm da punta a punta, le punte vere e proprie sono lunghe 6 cm e poi hanno questo cavo, o meglio dire cavetto, che non è per niente rigido, è il classico cavo dei Knit Pro. Le fanno in varie numerazioni, partendo dal 2 e arrivando al 5, ma hanno anche i quarti di misura, quindi 2, 2,25, 2,50, 2,75, 3 e così via. Devo dire che io mi sono trovata bene, molto bene, soprattutto perché non sono né troppo corti né troppo lunghi. Cosa voglio dire? Prima avevo un'altra tipologia di ferri, se andate a vedere nelle recensioni trovate che io ho recensito altri mini circolari e quelli erano o da 23 cm o da 30, non erano della marca Knit Pro. Devo dire che quelli da 23 cm, anche se mi trovavo bene, erano veramente molto molto piccoli, soprattutto la parte di metallo, mentre questi con un paio di centimetri in più, diciamo così, sono anche più semplici da utilizzare. Il numero lo trovate, adesso non so se si vede, lo trovate serigrafato, penso si dica così, comunque quasi inciso, ecco, non so come si dice di preciso, sul ferri. Ed è molto comodo perché non va via, questo veramente non va via, mentre con le altre punte era, si vede stampato e quindi mi è andato via, su queste invece no, non va via. Io le consiglio, anzi li consiglio i mini circolari a tutte quelle persone che spesso devono lavorare delle piccole circonferenze, ma non si trovano bene col gioco di ferri o con il Magic Loop. Io mi trovo benissimo anche a fare le calze, fare le maniche, qualsiasi cosa appunto che abbia una piccolissima circonferenza. I pro, ecco, sono diversi anche perché lavorando così in circolare, quindi non col gioco di ferri e non con il Magic Loop o con la tecnica delle orecchie, non si ha quel fastidioso segno che si va a creare ogni tanto se noi non cambiamo mai la posizione alle maglie, perché se sapete di cosa sto parlando, se lavorate con il Magic Loop o con il gioco di ferri, dove i due ferri, per esempio del gioco di ferri, ecco, dove c'è l'incrocio di due ferri, solitamente lì il filo si tira leggermente e quindi se non cambiamo in continuazione il posto alle maglie, si può creare una riga nel nostro capo di maglie tra virgolette più allentate. L'unica cosa a cui bisogna fare attenzione è che è probabile, a me non capita, però ho visto in knitting room che a diverse persone è capitato, che con i micro circolari, vista che la posizione è diversa comunque rispetto a come teniamo i circolari normali, anche la tensione è diversa, quindi magari se fate il campione e sapete che dovete lavorare poi con i micro circolari, i mini circolari, scusate, è meglio farlo direttamente con questi ferri perché potrebbe essere appunto che poi vi sfasa la lavorazione perché appunto potete essere o più strette o più larghe. Io forse sono leggermente più larga, ma non mi cambia la tensione, ecco, forse è più una sensazione. A chi non li consiglio? Beh, a quelle persone che non si trovano bene chiaramente a lavorare delle circonferenze molto piccole o comunque tutte quelle persone che trovandosi benissimo con il gioco di ferri o con il Magic Loop non hanno necessità chiaramente di avere dei mini circolari.
Soprattutto questi vanno tenuti, ecco così, in punta. Quindi anche il modo di lavorare, essendo diverso, all'inizio può sembrare scomodo. Secondo me è meglio, se volete provarli, e quindi comprarne un ferretto. Provarli, ma provarli per un pochino, perché non è detto che nei primi due giri voi vi troviate subito comode. Io problemi non ne ho avuto, ma ripeto, sempre in knitting room ho visto che molte persone al primo giro dicono: "Ah, no, per l'amor di Dio, non mi trovo bene, non riesco a lavorare". Poi, insistendo un attimino, magari a casa con più calma, si trovano benissimo e non ne possono fare a meno. Per le maglie, questo me lo chiedete molto spesso. Quante maglie posso lavorare con i mini circolari? Dipende, chiaramente dipende dal numero di ferri che state utilizzando, dalla tensione che avete. Perché, ad esempio, in questo lavoro io ho avviato 52 maglie, sto facendo un calzino e vedete che con i ferri numero, questo è un 3,5, lavoro molto comodamente, cioè non ho nessun tipo di problema. Però so già che quando arriverò in punta a questo calzino, che avrò solo 24 maglie, farò un pochino di fatica, perché chiaramente le 24 maglie non hanno la circonferenza di 23 centimetri, 22 centimetri, quello che è. E quindi magari passerò o ai ferri circolari, quelli normali, facendo appunto il magic loop o la tecnica delle orecchie, oppure al gioco di ferri. Però dipende, perché chiaramente se io monto 24 maglie e li devo lavorare con i ferri numero 5, allora lì riuscirò perfettamente a lavorarle, perché chiaramente le maglie sono molto più grosse. Come vedete, appunto, io non ho problema nell'utilizzarli sia lavorando English che lavorando Continental, non c'è differenza, diciamo così. Chiaramente, come sempre, io mi trovo meglio a lavorare English perché ho sempre lavorato con i circolari tenendo il filo sulla destra, ma non ci sono problemi neanche tenendo il filo sulla sinistra. Io penso di avervi detto tutto. Se avete domande me le potete fare qui sotto, nei commenti. E se vi interessa vedere dei calzini, nella fattispecie questi calzini, lavorati con questi ferri, vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video tutorial. Per oggi è tutto, spero appunto che questo video vi sia stato utile e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!